Le promesse fatte durante il consiglio dedicato alla disabilità ad oggi sono nulle. Il Partito Democratico interviene chiedendo spiegazioni all'amministrazione comunale, in che termini? Sì, quello fu un consiglio straordinario addirittura dicembre del 2016, adesso dopo 8 mesi, le promesse che il sindaco Brucchi fece davanti a tutti, anche all'associazione di carrozzine determinate, fino adesso non ce ne sono più. Stiamo ancora aspettando l'approvazione del PEBA, che approvazione che doveva essere da 30 anni, Teramo sta aspettando. Non è un favore che noi facciamo a queste persone speciali, disabili, ma è un diritto, è un dovere che noi dobbiamo proteggere e soprattutto rispettare. E la voce disabilità scompare anche dal bilancio? Sì, questo ci aspettavamo nell'ultima approvazione dell'assestamento di bilancio, dei fondi da stanziare per l'eliminazione delle barriere architettoniche che alla fine non ci saranno. Abbiamo fatto dopo anche il tour che abbiamo fatto anche noi consiglieri, assessori tutti, delle promesse anche riguardo eventuali disability manager, oppure abbiamo fatto delle piccole commissioni, ma alla fine nulla è risultato. Ci sarà da parte vostra quindi una ennesima richiesta? Quello che abbiamo fatto sempre, soprattutto il nostro capogruppo Gian Guido D'Alberto, quello di richiedere velocemente l'approvazione di questo PEBA che sta aspettando da oltre 30 anni qui a Teramo.